Ethereum 2.0 è una milestone importantissima per la blockchain Ethereum perché vedrà il passaggio da proof of work a proof of stake. E questo è importante perché da un lato potrà implementare una maggior scalabilità in Ethereum e dall'altro permetterà a chiunque voglia partecipare di fare staking, quindi di ottenere una rendita passiva sui propri Ether. Quello che vi racconto nel video di oggi è un po' tutto quello che c'è da sapere spiegato in maniera semplice su Ethereum 2.0. Quindi cosa cambierà rispetto ad adesso? Quali sono gli aggiornamenti che verranno introdotti? In che tempistiche verranno introdotti? E come funzionerà il proof of stake? Ovvero come si fa a fare staking? Quanti ether ci vogliono? Quale sarà il guadagno annuale nel fare staking? E quali saranno i rischi? Insomma, tutte queste cose cercherò di spiegarvele nella maniera più semplice possibile, un po' nel mio stile. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ho ricevuto un sacco di domande, mi avete bombardato su Ethereum 2.0. Molti di voi sono holder già di Ethereum, credono nel progetto, lo seguono e quindi sono interessati ovviamente alla possibilità di fare staking su Ethereum stesso, ovvero di ottenere una rendita passiva sui propri depositi holdati, che non c'è niente di più bello quando ovviamente si crede molto in un progetto. Ethereum 2.0 ci permetterà di farlo e introdurrà tutta una nuova serie di funzionalità che sono eccellenti per le prospettive future di Ethereum stesso. Io innanzitutto vi chiedo cosa ne pensate, cioè se avete intenzione di fare staking oppure no, e di scrivermelo nei commenti assieme ai vostri pareri iniziali a caldo su Ethereum 2.0. E ovviamente prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che mi gasate ai massimi e a voi non costa nulla. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate la campanellina perché il tempismo è tutto nelle cripto, ricevete la notifica e siete i primi a vedere il mio video non appena esce. Infine seguitemi sugli altri canali social di cui trovate i link in descrizione. E ora andiamo a vedere questo Ethereum 2.0. Cosa sarà? Ethereum 2.0, detto anche Serenity, sarà il prossimo upgrade sulla blockchain Ethereum. Sarà un vero e proprio salto generazionale perché con questo aggiornamento verranno implementati dei cambiamenti radicali che cambieranno completamente appunto i connotati della blockchain stessa. Verrà rilasciato in più fasi, quindi non ci sarà un unico rilascio, ma ci saranno nello specifico per ora sono previste tre fasi, una phase 0, una phase 1 ed una phase 2. La phase 0, nonché la prima fase nella quale verranno implementati alcuni tra i maggiori cambiamenti, quindi tra quelli più importanti, incluso il famoso passaggio a proof of stake, è prevista per quest'anno. In realtà, non si sa ancora bene quale sia la data, alcuni sviluppatori dicono che potrebbero non riuscirci, potrebbero farlo soltanto nel 2021. Tuttavia, un dato ufficiale appunto deve ancora essere rilasciato a riguardo. Sappiamo che Ethereum non è che sia famosa per rispettare troppi i suoi tempi, diciamo così, ma io a dir la verità glielo concedo, perché comunque nello sviluppare una piattaforma così delicata, così importante come è Ethereum, ricordiamocela, una piattaforma di gestione del valore automatizzata con smart contracts, è molto più importante concentrarsi sulla sicurezza, la solidità e la stabilità della piattaforma piuttosto che sull'affrettare i tempi. Ecco, io preferisco una piattaforma bug proof, quindi che non abbia errori che vengono trovati soltanto a posteriori, piuttosto che una piattaforma fatta un tanto al tocco, fatta più in fretta e poi appunto si scopre dopo che ci sono dei bug gravissimi, rischiando poi la perdita di capitali da parte anche degli utenti. Non deve assolutamente succedere. Ogni fase sarà caratterizzata da diverse migliorie che vengono appunto aggiunte un po' alla volta. I due upgrade più consistenti della blockchain, guardando l'insieme delle tre fasi, sono due. Il cambio dell'algoritmo di consenso che passa da proof of work a proof of stake e lo sharding della blockchain. E ora vi spiego che cosa significa. Proof of stake, come vi dicevo, è un algoritmo di consenso, ovvero quell'algoritmo che viene utilizzato per validare le transazioni e i blocchi sulla blockchain Ethereum. Il proof of work lo conosciamo tutti molto bene perché è il medesimo di Bitcoin, ovvero si utilizza elettricità, si utilizza potenza computazionale per tenere
tenere in piedi la rete, che è caratterizzata dalla sua difficoltà, e per minare, ovvero confermare un blocco, occorre dimostrare di aver risolto quel problema di quella difficoltà, che richiede ovviamente una certa quantità di cosiddetta proof of work, ovvero appunto la prova che io ho speso energia, ho speso lavoro per arrivare a quella soluzione. Fondamentalmente questo è un incentivo di tipo economico, perché occorre una spesa enorme appunto in termini di energia e di hardware per andare a modificare la blockchain, e tanto più la proof of work complessiva, quindi di tutti i miner che partecipano, cresce, tanto più cresce la sicurezza della rete. Questo algoritmo di consenso è ampiamente utilizzato, ha uno storico sufficientemente lungo per considerarlo effettivamente un golden standard per quanto riguarda la sicurezza. Il proof of stake sposta completamente il focus dall'energia, quindi dalla spesa energetica, alla detenzione, staking da lì, di coin, di ether nel nostro caso. Ovvero, immaginiamoci, ci sono dei miner virtuali che effettivamente non spendono energia ed elettricità, ma validano i blocchi in base con un potere decisionale, chiamiamolo così, che è proporzionale alla quantità di ether che detengono. Perché questo? Perché ovviamente si presume che chi detiene più coin è maggiormente interessato al far proseguire la blockchain in maniera organica e salutare, quindi a non agire in maniera malevola. In questo modo l'algoritmo ovviamente diventa più efficiente in termini energetici, c'è una molto minor spesa, e maggiormente scalabile, perché la validazione, il processo di validazione diventa molto molto più veloce, in quanto non richiede la risoluzione di quel complesso problema che invece è al centro dell'algoritmo di tipo proof of work. Ovviamente non ci sono solo lati positivi, ma il lato negativo è la criticità di questo aggiornamento, perché l'algoritmo proof of stake, per quanto sia già utilizzato con successo da altre coin, non ha quello storico del proof of work, e quindi non si può ancora considerare altrettanto sicuro. Bisogna stare molto attenti a considerare tutti i possibili casi, inclusi i cosiddetti cigni neri, e far sì che la solidità della blockchain non sia mai 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 messa a rischio, e questo è la grossissima criticità nel passaggio generazionale appunto dal vecchio algoritmo al nuovo. Lo sharding invece è un espediente finalizzato sempre alla scalabilità della blockchain, ovvero alla velocizzazione delle transazioni e l'ampliamento della capacità massima di transazioni nell'unità di tempo sulla blockchain stessa. Sharding significa frammentazione, proprio traducendo letteralmente la parola. Al momento abbiamo un'unica blockchain, una corsia unica, sulla quale in serie vengono inserite blocco dopo blocco tutte le transazioni e tutti i dati, perché ricordiamoci che Ethereum è una blockchain che contiene anche smart contract, contiene funzioni e quindi contiene dati. Questo cosa comporta? Comporta un accumulo continuo di appunto nuove transazioni e nuovi dati, che nel caso in cui la user base della blockchain dovesse crescere in maniera esponenziale, immaginiamoci una mass adoption, andrebbe a finire che la blockchain non sopporterebbe tutto questo stress e metterebbe in coda tutte le transazioni che non riuscirebbero quindi a essere validate in tempo. Il risultato è una cattiva user experience, perché se vi ricordate, se avete vissuto il periodo degli ICO e di CryptoKitties, vi ricorderete per l'appunto che a causa della quantità incredibile di transazioni verso gli ICO piuttosto che di movimenti di CryptoKitties, se voi volevate spostare i vostri 0,1 Ether da Coinbase al vostro MyEther Wallet, magari aspettavate 3 giorni. Ecco, questo è quello che accade e non deve accadere, perché è molto molto scomodo, rovina davvero la user experience della piattaforma stessa. Lo sharding pertanto cosa fa? Da un'unica corsia va a costruirne altre a fianco, frammentando appunto la blockchain, ok? Che significa che anziché appunto avere un'unica corsia, è come avere un'autostrada più corsie in parallelo. Ogni frammento di blockchain, quindi ogni blockchain effettiva che funge da frammento, poi avrà una cosiddetta beacon chain centrale, che è una blockchain il cui scopo è
coordinare gli altri shards, gli altri frammenti, e ogni frammento sarà indipendente con dei nodi validatori indipendenti. Questo aumenta in maniera esponenziale il cosiddetto throughput, quindi la capacità di transazioni elaborabili nell'unità di tempo della blockchain stessa, andando a potenziare tantissimo le performance della medesima blockchain. Come vi dicevo, ci sono in programma tre fasi per l'aggiornamento di Ethereum alla versione 2.0. La phase 0, il cui tempo previsto, come vi dicevo, è 2020, massimo inizio 2021, dove viene implementata la Beacon Chain, quindi quella blockchain che andrà a coordinare poi gli altri frammenti. La Beacon Chain gestisce il registro dei validators ed è da lì appunto che nasce il coordinamento. Tutti i nodi che avranno il compito di validare le transazioni, quei nodi degli stakers di Ether, sono gestiti dentro alla Beacon Chain ed è per questo motivo che la Phase 0 avvierà l'algoritmo di Proof of Stake, l'implementazione dell'algoritmo di Proof of Stake. Attenzione, la blockchain originale, quella attuale con il Proof of Work, verrà portata avanti, verrà mantenuta, verrà manutenuta, perché anch'essa verrà aggiornata a seconda delle necessità, e il suo sviluppo prenderà il nome di Ethereum 1.x a seconda appunto delle versioni. La Phase 1, il cui tempo stimato di arrivo è 2021 circa, diciamo, prevede invece l'integrazione delle shard chains. Sono previste inizialmente 64 shard chains, coordinate per l'appunto dalla Beacon Chain. Una piccola curiosità è che Ethereum 1.x diventerà effettivamente la prima shard chain attiva. La Phase 2, infine, tempo stimato 2021-2022, si va un po' più avanti nel futuro, è ancora da definire che cosa comporterà. Fatto sta che saranno le ultime migliorie necessarie per poter importare del tutto Ethereum 1.x nel 2.0, spegnere la vecchia versione e abbandonare definitivamente il Proof of Work. Se vi interessa, qua c'è un diagrammino abbastanza complicato fatto da Vitalik Buterin che mostra più o meno quali sono gli step più importanti. Ovviamente, in quanto è fatto da Vitalik Buterin, è complicatissimo e incasinato, ma ve lo lascio, una curiosità interessante. Durante e dopo la transizione da Ethereum 1.x a 2.0, tutti i dati verranno conservati, quindi ci sarà assoluta continuità tra le due versioni della blockchain. Veniamo ora alla parte che sono certo è quella che vi interessa di più in assoluto: staking e rewards di Ethereum 2.0. Allora, lo staking prevede di diventare un validator di Ethereum, della nuova blockchain Ethereum. Significa che io devo avere uno di quei nodi che valida le transazioni, inizialmente sulla Beacon Chain ovviamente, e in seguito anche sulle shard chains. All'inizio, ve l'ho detto, verranno implementati solo sulla Beacon Chain al lancio della Phase 0, quindi alla Phase 0 sarà già possibile diventare validator e partecipare a questo Proof of Stake. La Proof of Stake di Ethereum prevede il vincolo dei propri Ether, attenzione, il vincolo, quindi significa bloccarli lì, e devono essere multipli di 32, perché per avere un validator node occorrono 32 Ether. Quindi se io ne ho 32, 64, eccetera, eccetera, avrò n validator nodes. Se io ho meno di 32 Ether, non posso avviare il mio validator node, ma dovrò affidarmi a un pool, quindi un po' come succede con il mining di Bitcoin o con altre coin proof of stake. Io farò parte appunto di un pool che mette insieme tutti coloro che hanno meno di 32 Ether, formando vari nodi di 32 Ether l'uno e andando poi a distribuire proporzionalmente con una fee, ahimè, tutte le varie rewards a coloro che partecipano. La validation come funziona? Ma è molto molto semplice ed intuitivo, perché i blocchi vengono creati sempre in maniera sequenziale sulle varie chain, inizialmente appunto solo la Beacon Chain, in futuro anche sulle shards, e il validatore viene scelto in maniera random tra i vari nodi disponibili, ovviamente con delle logiche anche di reputazione, perché in base a come uno si comporta viene valutato, e quindi si tende a fare il possibile per sostenere una crescita buona appunto della blockchain stessa. Colui che riuscirà a validare il blocco riceverà chiaramente la sua reward.
chi al contrario verrà beccato a operare in maniera maligna subirà il cosiddetto slashing. Cosa vuol dire? Vuol dire che perderà i suoi ether vincolati. Tra l'altro, attenzione, il vincolo degli ether nello staking contract che è da fare per mantenere in piedi un nodo è una transazione unidirezionale. È importantissimo questo da capire perché se noi decidiamo di partecipare al proof of stake, mettere in piedi un validator node, quindi mandare i nostri 32 ether nello smart contract necessario, quei 32 ether non li posso avere indietro finché non viene implementata probabilmente la phase 1 o la phase 2, in cui si permetteranno le transazioni a doppio senso. Quindi attenzione, abbiatelo ben chiaro in testa che quell'ether lì sono messi lì e da recuperare qualora sarà possibile. Fino ad allora sono bloccati, vincolati assolutamente lì. Lo slashing comporta appunto la perdita dei 32 ether vincolati, quindi se qualcuno agisce in maniera maligna significa che li rischia. Attenzione però, non è che è facile, cioè c'è il rischio molto alto di perderli. Quali sono i rischi di subire lo slashing? Allora, il primo rischio è risultare offline, quindi se il mio nodo validator è offline per troppo tempo, più del 50% del tempo, subirò una penalità che non sarà lo slashing totale, sarà una perdita all'incirca uguale alle rewards ottenute, quindi fondamentalmente non guadagnerò nulla. Al contrario, se faccio qualcosa che punta a compromettere la chain o tentare di comprometterla, rischio lo slashing totale. Attenzione, questo ovviamente non accade a meno che uno non agisca di propria volontà in maniera maligna, in maniera dannosa per la blockchain stessa. Quindi non è più necessario un hardware particolarmente potente e costoso per fare staking, non c'è più il mining per l'appunto, ma è sufficiente un laptop consumer grade, quindi un PC di media potenza, che attenzione deve essere sempre online, o meglio per la maggior parte del tempo. Quindi qualcuno può considerare magari di affittare un VPS, insomma ci sono varie soluzioni. L'importante è partecipare appunto alla chain stessa. Il rendimento dello staking quanto sarà? Allora, ci sono stime iniziali, ovviamente dipende dal numero totale di validator nodes, dando una stima realistica che questo foglio Excel, questo Google Sheet in realtà, che vi lascio il link per smanettarci un po' se volete, vi permette di simulare, si arriva all'incirca al 20% annuo, che è assolutamente interessante. Quindi il reward è ottimo, il rischio, attenzione, è il rischio della volatilità di Ether, perché nessuno mi dice che il prezzo continuerà a crescere o rimarrà stabile, anche se ovviamente il lock, il vincolo di una quantità alta di Ether nel contract del validator si presume abbasserà l'offerta, però appunto c'è quel rischio lì che è un vincolo pluriennale, perché io fino a che non mi sbloccano le transazioni two ways avanti e indietro, io devo tenere vincolati lì i miei Ether, quindi questo è il rischio che io mi sto addossando e questo è importante da capire. Quindi se non si vuole diventare validatori, che è l'ultima opzione, io me ne frego, voglio tenermi i miei Ether e trasformarli in Ether 2.0 al momento giusto, basta tenerseli lì, perché al momento giusto per l'appunto la conversione sarà flawless, sarà automatica, in quanto la chain di Ethereum 1.x verrà integrata in maniera completamente invisibile al pubblico. Questo è quanto. Se avete domande, dubbi, se siete interessati a qualche aspetto particolare, ditemi la vostra nei commenti e ditemi anche se siete interessati o no allo staking. Lo farete, non lo farete? Perché sì, perché no? Ditemi la vostra e ne parliamo. Ragazzi, un carissimo saluto e alla prossima.